storia si svolge interamente in un manicomio. Gli unici tre pazienti sono studiosi fisici. Vivono isolati, chiusi nel proprio mondo immaginario. Consumano in comune solo i loro pasti in salotto. Sarebbero dei pazienti modello se non fosse che negli ultimi tempi sono accadute cose inimmaginabili. 3 mesi fa, uno di loro ha strangolato un'infermiera e proprio poco fa questo fatto si è ripetuto un'altra volta. Questo fa sì che ci sia la polizia sul posto. Si potrà pur fumare? No, non può. Domando scusa. Prende una tazza di tè? Ah, preferirei un grappino. Lei dimentica che siamo in una casa di cura. Come si chiamava l'infermiera? Irene Strauss. Età? 22 anni. Congiunti? Un fratello che abita nella Svizzera. È stato avvisato? Telefonicamente. E l'assassino? Ma che dice mai, signor commissario? E va bene, allora l'autore di questo gesto? Ernest Ernesti. Però noi lo chiamiamo Einstein. Ah, e perché mai? Perché lui crede di essere Einstein. Ah, davvero? Ma io dico che è un'incoscienza far curare questi pazzi dalle infermiere. Questo è già il secondo assassinio. Che dice mai, signor commissario? Già, questo è il secondo incidente che si è verificato nello stabilimento di cura al lago da 3 mesi a questa parte. Il 12 agosto, un certo George Beutler, che si crede il grande fisico Newton, ha strangolato l'infermiera Dorothea Moser e anche lui in questo salotto. Una cosa che non sarebbe avvenuta se ci fossero stati degli infermieri. Questo lo dice lei. Deve sapere che Dorothea Moser era membro dell'associazione femminile di lotta libera. Irene Strauss, campionessa nazionale di judo. E lei? Io faccio sollevamento pesi e karate. Ha! E adesso? Posso vederlo l'assassino? Signor commissario! E va bene, l'autore del gesto malsano? Sta suonando il violino. E che vuol dire sta suonando il violino? Che non lo sente. Ebbene, lo faccia smettere. Bisognerà pure che lo interroghi, no? Impossibile. E perché mai impossibile? Perché non possiamo assolutamente permetterlo come medici. Il signor Ernesti deve suonare il violino adesso. Ma insomma, quel tipo ha strangolato un'infermiera dopo tutto, eh? Signor commissario, non si tratta di un tipo, ma di un povero essere malato che deve riacquistare la sua calma. E siccome si crede Einstein, la riacquista soltanto suonando il violino. Ma che... sono forse diventata matta anch'io? No, lei no. Va a finire che non ne sono più tanto sicura, eh? Oh, fa caldo qua dentro. Ma non fa caldo per niente. Senta, signorina Ball, mi faccia il favore, vada a chiamare la direttrice. Anche questo è impossibile. La direttrice sta accompagnando Einstein al pianoforte. Deve sapere che Einstein si tranquillizza soltanto se l'accompagna la dottoressa. Ah, sì? E 3 mesi fa bisognava che la dottoressa giocasse a scacchi con Newton perché quello si calmasse. Ah, ma questa volta non ci casco più, cara la mia infermiera capo. Devo parlare a ogni costo con la direttrice. Va bene, in tal caso le toccherà aspettare. E quanto durerà ancora questa storia col violino? E chi lo sa, un quarto d'ora oppure un'ora, a seconda dei casi. E va bene. Allora, aspetterò. Ho detto che aspetterò, capito? Permette? Sir Isaac Newton. Piacere. Commissario Hildegard Boss. Molto lieto, veramente molto lieto. Sa, ho udito del fracasso, dei gemiti, dei rantoli, poi un viavai di gente. Posso chiederle che cosa sta accadendo, se non sono indiscreto? L'infermiera Irene Strauss è stata strangolata. Che?
la campionessa nazionale di judo. Ah, già, proprio lei. Che cosa terribile! È stato Eric Ernesti. Ma se sta suonando il violino? Già, per riacquistare la calma. E probabilmente sarà anche affaticato dalla lotta. Scusi se chiedo, in che modo? Col filo della lampada. Ah, col filo della lampada. Già, è una possibilità anche quella. E però questo Ernesti, mi dispiace per lui proprio tanto, e mi dispiace anche per la campionessa di judo. Mi scusi, ma bisogna che rimetta un po' in ordine la mia stanza. Ma le parfa, Shapur. Tanto i rilevamenti d'uso sono fatti già. Le lascio Enrico qui, eh. Enrico, fermi. Sa, io non sopporto il disordine. In fondo è proprio per questo che sono diventato un fisico. Per amore dell'ordine, per ricondurre ad un ordine superiore l'apparente disordine della natura. Mi scusi, la disturba se fumo? Ah, al contrario, anch'io. Ma dato che stavamo per l'appunto parlando di ordine, è prescritto che qui possono fumare solo i pazienti, non certo i visitatori, e se no tutto il salotto sarebbe ammorbato dal fumo, giusto? Giusto, capisco. Le dispiace se prendo un bicchierino? Ma per carità, le par. Però questo Ernesti mi ha dato proprio una scossa, sa? Ma come si fa a fare una cosa simile? Ammazzare un'infermiera. Eppure anche lei suo tempo ha strangolato un'infermiera. Io? Certamo. Dorothea Moser. La lottatrice? Esattamente. Il 12 agosto con il cordone della tanda. Oh, ma è tutta un'altra cosa, signor commissario. La differenza è che io non sono pazzo. Salute! Salute! Ah, l'infermiera Dorothea Moser. Quando ci ripenso. Bionda come il grano, straordinariamente robusta, flessuosa, malgrado l'opulenza delle sue forme. Mi amava ed io l'amavo. Era un dilemma che si poteva risolvere solo con il cordone della tenda. Un dilemma? E che dilemma? E il mio compito, dopo tutto, è di riflettere sulla gravitazione e non di amare una donna. Ah, capisco, capisco. E poi c'era l'enorme differenza di età. Certo, lei deve avere ormai più di 200 anni, eh? 200, e perché mai? In quanto Newton. Ma mi scusi, signor commissario, ma lei è matta o ci fa soltanto? Ma come? Lei crede veramente che io sia Newton? Ma sei lei che ci crede? Posso confidarle un gran segreto? Ma certo, dica pure. Io non sono Sir Isaac Newton. Faccio solo finta di esserlo. E perché, se posso chiedere? Per non confondere Ernesti. Mi scusi, ma non ci arrivo proprio. Al contrario di me, Ernesti è veramente malato e si illude di essere Albert Einstein. Mi scusi, ma non ci arrivo proprio. E che cosa c'entra con lei questo? Ma se viene a scoprire che in realtà Albert Einstein sono io, ma scoppia il finimondo. Come? Lei vuol dire? Proprio così. Sono io il famoso fisico creatore della teoria della relatività, nato ad Ulm il 14 marzo del 1879. Molto onorata, professor Einstein. Posso garantirle che eseguirei la sonata K301 di Mozart con molto maggior brio di quel che sta facendo in questo momento Eric Ernesti. Poi mi farei accompagnare dal pianoforte. Lo sa? È un pezzo a due. Lo sa, commissario, vero? Ma io di musica non ne capisco proprio niente. E poi sta suonando l'andante in modo bestiale. Ma mettiamoci pure a sedere. E lo siamo già, Albert. Senta, Hildegarde. Dica pure, Albert. Vero che la secca di non potermi arrestare? Ma per carità, Albert, che dice mai? Mi dica. Lei vorrebbe arrestarmi perché
Ho strangolato l'infermiera? O perché ho reso possibile l'invenzione della bomba atomica? Ma andiamo, Albert! Senta, devo dirle una cosa. Dica pure, Albert. Un attimo che vado a vedere se ho lasciato la luce accesa in camera. Senta, il Degard, a proposito di luce, lei sa che cosa accade quando gira l'interruttore accanto alla porta? Si accende la luce. Cioè, lei crea un contatto elettrico. Ne capisce qualcosa di elettricità, il Degard? Non sono un fisico. Anch'io ne capisco poco. Mi limito a formulare una teoria in merito, basata su osservazioni empiriche. Questa teoria io la trascrivo in linguaggio matematico e ne ricavo un paio di formule. Poi vengono i tecnici, quelli badano solo le formule. Quelli l'elettricità la trattano come ruffiano tratta una puttana, cioè la sfruttano. Creano delle macchine quelli lì. È una macchina veramente utilizzabile solo quando è diventata indipendente dal pensiero scientifico che ha portato la sua invenzione, chiaro? E così, al giorno d'oggi, qualsiasi imbecille può far brillare una lampadina elettrica o far esplodere una bomba atomica. E lei vuole arrestarmi per questo, Hildegard? È un'ingiustizia, una profonda ingiustizia! Ma io non voglio mica arrestarla, Albert. Ma solo per il fatto che lei mi crede pazzo? Di noi due è lei la criminale. E ora bisogna che rimetta a posto il cognac, altrimenti l'infermiera capo va in bestia. Stia bene! Stia bene lei, Albert. Farebbe meglio ad arrestare se stessa, Hildegard. Beh, io adesso fumo e in malora corre con la monta, eh? Mio padre, il cavaliere August von Sand, abitava in questa villa, prima che io la trasformassi in sanatorio. Era un grand'uomo, non ha avuto altri figli all'infuori di me. Mi odiava di un odio feroce, come del resto odiava tutta l'umanità in genere. Io che cerco di guarire i pazzi, evidentemente sono una filantropa inguaribilmente romantica. 3 mesi fa, ricordo, c'era un altro ritratto lassù. Sì, mio zio, il grande statista, il cancelliere Joachim von Sand. Ecco fatto. Ernest si è calmato finalmente, si è sdraiato sul letto e si è addormentato come un bambino felice. Meno male. Pensavo già che suonasse anche la terza sonata di Brahms. Mi scusi tanto, dottoressa, se stavo fumando, mentre qui è proibito, eh? Non si preoccupi, fumi, fumi pure. Anzi, quasi quasi le faccio compagnia. Guardi, è una cosa veramente atroce. Povera Irene Strauss, così giovane e carina. Della cenere c'è stato Newton? Ho avuto il piacere di fare la sua conoscenza. Ah, e così l'hai avuto una conversazione interessante con Newton? Certamente. E ho scoperto qualcosa. Davvero? I miei complimenti. Newton, in realtà, credi di essere anche lui Einstein? Ecco che va dicendo a tutti quanti, ma in realtà lui si crede veramente Newton. Davvero? Ma ne è proprio sicura?
Sono io che decido chi i miei pazienti credono di essere. Dopotutto, li conosco molto meglio di quanto loro conoscano se stessi. Beh, in tal caso però, signore, bisogna che ci aiuti. Le autorità protestano. E il procuratore di Stato? Su tutte le furie, eh? Come se non avessi ben altre preoccupazioni che le sue furie. Però due assassini. La prego, commissario. Sì, due incidenti in 3 mesi. Dovrà pure vedere che le misure di sicurezza della sua clinica sono insufficienti. Mi scusi, commissario. Cosa intende lei per misure di sicurezza? D'altra parte io dirigo una clinica, non un penitenziario. Anche lei, del resto, non può arrestare gli assassini prima che abbiano ucciso. Ah, qui certo. Non si tratta di assassini, qui si tratta di pazzi. E quelli possono uccidere in qualsiasi momento. Davvero? Anche i sani uccidono, sa? E molto più spesso, sa? Mi basta pensare a mio nonno, il feldmaresciallo Leonidas von Zand e le sue battaglie perdute. E poi, insomma, in che epoca viviamo? Forse che la medicina non ha fatto dei progressi? Forse non abbiamo a disposizione nuovi medicamenti e droghe che rendono il più furioso dei pazzi docile come un agnellino? Lei pensa magari che dovremmo di nuovo rinchiudere i pazzi in celle individuali? Come se non fossimo capaci di distinguere tra malati innocui e pericolosi. Comunque sia, questa capacità di distinzione è fallita clamorosamente nel caso di Butler di Ernesti. No, ed è questo che mi preoccupa, non le furie del suo procuratore di Stato. Mi sono svegliato. Ma come, professore? Ho suonato bene? Magnificamente, professore. E l'infermiera? Irene Strauss? Non ci pensi più, professor Einstein. Allora, torna a dormire. Ottima idea, professor Einstein. Era lui, dunque? Sì, esattamente. Eric Ernesti. L'assassino. La prego, commissario. E va bene, l'autore di questo gesto che si crede Einstein. E da quanto tempo è ricoverato qua dentro? 2 anni. E Newton? 1 anno circa. E in che stato? Ambedue incurabili. Stia a sentire, Voss. Dio sa che non sono una principiante nel mio mestiere. E questo a lei è noto. Come è noto al procuratore di Stato, che ha grande stima delle mie perizie psichiatriche. Il mio sanatorio gode di una fama mondiale e le mie parcelle sono salate in proporzione. Non c'è... Chi ha fallito qui? È stata la scienza medica, non io. Non c'è alcuna spiegazione per quanto è avvenuto. È come, d'altra parte, se lei e io ci mettessimo a strangolare infermiere. No. Da un punto di vista medico... Non c'è alcuna soluzione. A meno che... Senta un po', commissario, ma non le ha dato nell'occhio un fatto? E cioè? A proposito di questi due malati, ci rifletto un po'. Ebbene? Sono tutti e 2 studiosi di fisica nucleare. E con ciò? Ma proprio lei non è capace di sospetti, commissario! Ma allora, signorina... Ebbene? Lei dunque pensa... Tutti e 2 hanno lavorato con materiale radioattivo. E lei pensa che ci sia un legame tra questo fatto e il loro gesto? Ma io... è una cosa che devo prendere in considerazione. Dove conduce quella porta? All'atrio, al salotto verde. E quanti pazienti ci sono qui dentro? 3. Come? Solo 3? Sì, tutti gli altri sono stati trasferiti dopo il primo incidente nel nuovo edificio. E per fortuna che mi ero potuta permettere questa costruzione proprio al momento giusto. Eh sì, vi hanno contribuito ricchi pazienti, alcuni dei miei parenti, in quanto vanno estinguendosi,
Anzi, per lo più sono morti in questa clinica. E così, io l'unica erede. È il destino vos, io sono sempre l'unica erede. È quasi un miracolo dal punto di vista medico se io sono relativamente normale, almeno per quel che riguarda le mie condizioni psichiche. E chi è il terzo paziente? Anche lui un fisico. Ah, una strana coincidenza, non le pare? No, non mi sembra proprio, sono io che li seleziono. Gli scrittori li metto con gli scrittori, i grandi industriali con i grandi industriali, le milionarie con le milionarie e i fisici con i fisici. E come si chiama il terzo paziente? John Mobius. E ha avuto a che fare anche lui con la radioattività? No, mai. Ma potrebbe anche lui, no? Con l'infermiera. È qui da 15 anni, innocuo, e le sue condizioni sono sempre state stazionarie. Ciò nonostante, cara dottoressa, temo di non poterle evitare la pillola amara. Il procuratore di Stato esige categoricamente delle guardie giurate, uomini dunque, per i fisici della sua clinica. E va bene, li avrà. Molto bene. Ho piacere che anche lei riesca a vederne le necessità. Questa è la seconda volta che vengo nella sua clinica al lago, signorina Von Zandt. Spero di non doverci tornare ancora. Puzza di fumo. Eh no, signorina, eh no. Qui non si fuma. Mi scusi tanto, ma qui non si fuma. Mi dispiace. Mi scusi tanto. È stata composta la salma di René Strauss nella cappella? Sì, sì, sotto l'organo. Faccia disporre intorno delle candele e delle corone di fiori. Ho già telefonato al fioraio. E come sta mia zia Cristina nell'altro reparto? È un po' irrequieta. Le raddoppi la dose. E mio cugino Ulrich? Condizioni stazionarie. Cara signorina Ball, devo purtroppo por fine ad una delle abitudini, consuetudini di questa casa di cura. Finora erano state impiegate delle infermiere. Da domani il servizio verrà svolto esclusivamente da guardie giurate. Uomini, insomma. Dottoressa Von Zandt, non le permetterò che lei mi tolga i tre fisici. Sono i miei casi più interessanti. È inutile, la mia decisione è irrevocabile. Voglio proprio vedere dove troverà queste guardie, con la carenza di personale che c'è al giorno d'oggi. Di questo non si preoccupi, lasci che ci pensi io. Le devo raccontare una cosa. Ha telefonato la signora Mobius. Senta, però... Aspetti, lasci che finisca di raccontarle. Prego. La signora Lina, ex signora Mobius, ora Rose, si è sposata 3 settimane or sono, e ha aggiunto anche affrettatamente, con il signor missionario Oscar, appunto, Rose. Si sono conosciuti a settembre in un congresso. Il signor Oscar era vedovo e quindi hanno deciso di... Bene, invierò le mie congratulazioni alla signora Rose. Congratulazioni vivissime, auguri di ogni felicità, anche al signor missionario. Anche se... Bisogna comprenderla, no? Nella vita non si può rinunciare a fiorire. La signora Rose... Che fa Oscar? Che cosa fa? No... missionario. No, Oscar, la signora Rose mi raccontava che Oscar è un buon predicatore. Mi vengono qui perché no, cosa? C'è un motivo ben preciso per il quale hanno telefonato. Il signor Oscar ha accettato una missione sulle Marianne nell'Oceano Pacifico. Quindi vengono qua perché trovano giusto e necessario che il povero Mobius, ex marito, abbia notizie dei figli almeno per l'ultima volta.
Beh, lo trovo comprensibile. E quindi do il mio benestare affinché gli scrivano una lunga lettera o vengano a trovarlo. Comunque le ho già detto che il suo povero caro Mobius sta bene. Anzi, benissimo. No, in realtà il nostro povero Mobius non fa né progressi né regressi. Si è completamente rinchiuso in un mondo tutto suo, isolato dalla realtà esteriore. No. E continua sempre a sostenere di vedere il re Salomone. Quello sì, sempre. Sono stata sorpresa di udire un giudizio negativo. Non guarirà mai. E proprio dalla bocca del missionario. Ora dico, in qualità di teologo, dovrebbe pur sempre tenere in considerazione l'eventualità che si possa verificare un miracolo. E lui mi ha risposto, indubbiamente, ma non in un alienato mentale. Oh, senta, il nostro compito è esclusivamente quello di curare i nervi e lo stato d'animo dei nostri pazienti. Non possiamo certo fare miracoli, né possiamo guarire il povero caro Mobius. Ma piuttosto, ha detto loro che lo abbiamo informato del divorzio? Sì, sì. Ho detto che ne è stato informato e lui mi ha risposto che non si interessa quasi più del mondo esterno. Oh, povero caro. In fondo lui era orfano, di padre e di madre, e per giunta poverissimo. Lei, la signora Lina, gli ha dato la possibilità di studiare fisica all'università. Si sono sposati giovanissimi e lavoravano notte e giorno. Lui preparava la sua tesi di laurea e lei aveva trovato un impiego in una ditta di trasporti. Quando c'era stata la prospettiva che forse sarebbe arrivata una cattedra, quando pensavano di poter rifiatare, ecco, tutto ad un tratto lui si è ammalato. E così lei, la signora Rose, si è dovuta trovare un altro impiego in una fabbrica di cioccolato per mantenere la sua famiglia. Ah, povera donna, tutta la vita non ha fatto altro che lavorare per i suoi cari. Poverina. È veramente una donna coraggiosa, la signora Rose, e in particolare una buona madre. Sa, finora sono riusciti a pagare il soggiorno alla villa al nostro caro Mobius, ma ora i loro mezzi sono esausti, non riescono più a raccogliere la cifra necessaria per pagare la retta, anche perché Oscar, il missionario, ha 6 figli. 6? 6. La signora Rose piangeva. Allora le ho detto, ma no, signora Rose, non si preoccupi, il nostro caro Mobius resterà con noi nella villa. Ormai si è ambientato, ha trovato dei colleghi tanto simpatici. Sì. Quindi lei la lascia qui? Ma certamente. Sarei un mostro a mandarlo via. Oh, ma lei è tanto buona, signora dottoressa. Senta, adesso vogliamo andare a chiamare Mobius, così lo informiamo, eh? Certamente. Ci sono notizie per lei, caro Mobius. Lasci stare le sue contemplazioni solitarie di fisico e venga giù in salotto con noi. Mobius, ho 9 notizie di tua moglie. Lina! Bravo, inizia a ricordare, proprio la tua Lina. Buongiorno, Lina. Oh, povero caro Mobius. Ti manderanno le foto dei tuoi 3 ragazzi. 3? Sì, sono 3. Adolf? Il più grande, Adolf. Bravo. Che cosa vuol fare quando sarà grande, Adolf? Il parroco. Ah, e quanti anni ha? 16 e anni. E poi il secondo? Il secondo, Caspar. Ah, Caspar, e ha 14 anni. 15, e vuole fare filosofia. Filosofia. Sai, Caspar è un ragazzo molto in gamba, ha già letto tutto Schopenhauer e Nietzsche. E poi abbiamo il più giovane, Lucas, che ha 14 anni. Ah, Lucas il più giovane? Sì, è quello dei 3 che ti somiglia di più? Sì. E vuole fare il fisico. Lucas, fisico ho detto? Sì.
È escluso assolutamente, io lo proibisco. Mobius, anche tu hai fatto il fisico. Non ho dovuto farlo, altrimenti non sarei qui, in questo manicomio, ecco qui. Ma no, ma lei non si trova in un manicomio, qui è un sanatorio. È che i suoi nervi si sono un po' indeboliti, sono un po' scossi, ma ecco tutto. No, non è così, perché tutti mi credono pazzo, ma... tutti. Mia moglie, i ragazzi, tutti, perché? Perché mi appare il re Salomone. Ma guardi, forse verrà a presentarle il suo nuovo marito, Oscar Rose, che fa il missionario. Marito? Ma sono io suo marito? E non più ora, Mobius, ora siete divorziati. Divorziati? Sì, deve pur saperlo, signor Mobius. No che non lo so. Ma la dottoressa Fonzante l'avrà già informata, no? Sicuramente. Ah, già, può darsi, sì. Allora, la tua Lina ha sposato Oscar Rose, il missionario. Lui ha 6 figli. Sei. È stato parroco a Friburgo ed ora ha accettato una missione sulle Marianne. Oscar sa a memoria tutti i salmi di Davide e quelli di Re Salomone. Ah sì? Allora ascolti bene, il signor missionario, che io il Re Salomone lo conosco di persona, io, sì. Non è più il grande auro re che canta la sua sulamita con i cerbiatti gemelli che pascolano sotto le rose. Nudo e puzzolente si rannicchia nella mia stanza. Che Oscar ascolti bene, impari a memoria anche questo salmo di Re Salomone. Ce la siamo battuta nell'universo, verso i deserti della luna. Affondammo nella sua polvere, già qui alcuni in silenzio ci lasciarono la pelle, mai più creparono nei fiumi di piombo di mercurio. Affogarono nelle pozzanghere di petrolio, su Venere e anche su Marte. Il sole ci divorava giallo, rombante, radioattivo. Giove puzzava. Ma, signor Mobius, cosa dice mai, no? Per Saturno, Urano, Nettuno, grigiassi gelati su Plutone e Transplutone, si fecero le ultime barzellette sconce. Ma signor Mobius, che diavolo dice? E adesso andatevene pure tutti alle Marianne, via ciò! Ma signor Mobius, si calmi, no? Lei è sempre così calmo. Via, si metta seduto, si calmi. Io ho detto andatevene! Si calmi, no? Si sieda. Ecco, adesso mettiamo a posto la sedia. Ecco. È solo un leggero attacco. Nient'altro che un leggero attacco. Vado a visitare mia cugina. Via, sgombrate! Per sempre! Hanno offeso il re Salomone! Che possono affogare con tutte le Marianne nella fossa delle Marianne a 11.000 metri sotto il livello del mare! Signor Mobius, ma la sua famiglia non può sentirla, no? Non c'è! Ah già, è vero! Certo! Sono stato forse un po' violento? Abbastanza, piuttosto direi, prima del solito! Vabbè, ma devo pur dire la verità! Evidentemente! Mi sono eccitato un po' troppo. Lei fingeva invece. Ah, se n'è accorta. Dopotutto sono 2 anni che ce l'ho in cura. E vabbè, l'ammetto. Ho recitato la parte del pazzo. Ma a che scopo? Poter dire addio a mia moglie, a miei figli, addio per sempre. Ma gli ho detto che la sua famiglia non c'è, non può sentirla. E poi in una maniera così atroce. No, così umana vorrà dire. Il miglior modo per dimenticare il passato è comportarsi da pazzi, sì, così la mia famiglia potrà dimenticarmi senza alcun rimorso. Del resto sono 15 anni. La mia povera Lina paga delle somme atroci per mantenermi qui dentro. È ora di farla finita. A mia moglie poi ha trovato un nuovo marito, no? Quindi può tranquillizzarsi. Tutto procede nel miglior modo possibile. Ma quindi lei ha agito secondo un piano preordinato? Non per nulla, sono un fisico. Allora, signor Mobius, mi dica. Devo parlarle. Mi dica, signorina. È Marta. Una cosa che riguarda noi due. Ah, noi due? Allora mettiamoci seduti, signorina, sì. Prego. Anche noi dobbiamo dirci addio. E anche noi per sempre. Ma come, lei mi lascia?
È un ordine. Perché? Che è successo? Mi trasferiscono nell'edificio principale. Da domani delle guardie giurate, degli uomini verranno qua nella villa e a noi infermiere sarà tassativamente vietato entrarvi. Oh, ma a causa di Newton e Stein? Sì, sì, su ordine del procuratore capo. E la dottoressa Von Sand non ha voluto complicazioni e perciò ha ceduto. Signora Marta, vede, io sono una persona goffa. Ormai disimparato da molto tempo ad esprimere i miei sentimenti, ho anche paura di essere ammutolito interiormente. Però voglio che lei sappia, signorina, che da che l'ho conosciuto, per me tutto è cambiato. Tutto era ed è più bello con lei qui, sa, signorina, sì. Peccato, vorrà dire che anche questo è finito. Il resto erano 2 anni, con lei accanto, signorina, ero un po' più felice del solito, perché, vede, sono riuscito ad accettare la mia solitudine, il mio destino di pazzo. Addio, signorina. Ma signor Mobius, io non credo che lei sia pazzo. Ah, non ci crede lei, signorina? A dire la verità, ma anch'io ci credo tanto, sa, signorina. Però ciò non cambia la mia situazione, no, perché la mia disgrazia è che mi appare il re Salomone. Agli occhi della scienza nulla produce maggior scandalo che un miracolo. Io ci credo a questo miracolo, signor Mobius. Io ci credo. A lei ci crede? Sicuro, al re Salomone. Che mi appare dinanzi? Certo che le appare dinanzi. Ogni giorno, ogni notte? Ogni giorno, ogni notte. Oh, che mi detta tutti i misteri della natura, eh? E il rapporto fondamentale di tutte le cose, e il sistema di tutte le menzioni possibili. Sicuro, io ci credo. E se lei adesso mi racconta che le appare anche il re David con tutta la sua corte, io ci crederò lo stesso. Io perché lo sento che lei non è malato, lo sento qui dentro di me. Signorina, io non voglio vederla mai più. Ma come? Lei ha bisogno di me. Lei non ha nessun'altra al mondo all'infuori di me adesso. Credere al re Salomone può portare alla morte. Ma io l'amo. Lei si sta precipitando in una catastrofe. Ma io non ho paura per me, io ho paura per lei. Quei due, Newton e Einstein, sono pericolosi. A me io ci vado d'accordo, quei due, guarda un po'. Anche Irene e Dorotea riuscivano ad andarci d'accordo, eppure sono rimaste uccise. Signora Marta, vede, lei mi ha confessato il suo amore. Voglio a mia volta dire la verità. Anche io l'amo, Marta. Io l'amo più della mia vita. Ed è proprio per questo che lei è in pericolo, proprio perché ci amiamo. Mi sono svegliato di nuovo. Ma davvero, professore? E ad un tratto mi sono ricordato. Via, professore. Ho strangolato Irene Strauss. No, non ci pensi più, professore. Chissà se sarà ancora capace di suonare il violino. Ma se lei l'ha già suonato. E come? In maniera recente? È la K301 di Mozart. Prima, quando c'era qui la polizia. La sì. K301 di Mozart. Meno male. Il bello è che non mi piace affatto suonare il violino e nemmeno fumare la pipa. Ha un gusto atroce. Smetta allora. Non posso. Sono Albert Einstein, dopo tutto. Sbaglio o vi amate? Sì, ci amiamo. Anche Irene Strauss ed io ci amavamo. Avrebbe fatto qualsiasi cosa al mondo per me, la buona Irene. Yes. L'ho avvisata, le ho urlato in faccia, l'ho trattata come un cane, l'ho supplicata di fuggire. Tutto fu inutile. È rimasta qui. Voleva andare a vivere in campagna con me. E voleva anche sposarmi per giunta. Aveva addirittura ottenuto il permesso dalla dottoressa Von Sand. E allora l'ho strangolata. Povera Irene Strauss. Niente al mondo è più assurdo della cieca follia con cui le donne corrono al sacrificio. Senta, professore, vada a stendersi adesso. Mi chiami pure Albert. Sia ragionevole, Albert. Sia ragionevole lei, Marta. Ubbidisca all'uomo che ama e fugga da qui. Altrimenti è la fine per lei. Ma questo vaneggia, no?
Sì, ma dovrebbe almeno averla convinta dell'impossibilità di amarmi, no? Ma lei non è pazzo. Sarebbe molto che... Molto meglio se mi credesse pazzo, via. Parisca, tagli la corda, altrimenti dovrò pure trattarla come un cane. Ma provi piuttosto a trattarmi come un amante. Signora Marta, venga qui. Vede, vede, io ho tradito il mio segreto. Non ho taciuto le apparizioni di Re Salomone e da lui vengo ora punito fino alla morte. Ma lei non deve essere coinvolta in questa punizione, no? Lei agli occhi del mondo ama un malato di mente, non fa altro che tirarsi addosso solo sventure. Dia retta a me, abbandoni la clinica e mi dimentichi per il bene di tutte e due. Ma lei mi desidera? Ma perché mi dice cose simili? Perché io voglio venire a letto con lei, voglio avere figli da lei. Ma perché non mi guarda in faccia? Oh, ma non le piaccio proprio per niente. Io sono stufa di fare questo mestiere. Io adesso voglio impegnarmi solo per lei. Lavorerò per lei, l'uomo che amo. Giorno e notte sarò sempre con lei. Anche io sono solo al mondo. Non ho nessun altro lì fuori di lei. Anche io sono sola. Eppure, Marta, io devo mandarla via, ecco. Come deve mandarmi via? Ma allora non mi ama proprio per niente. Ma io l'amo, Marta, l'amo. Ed è proprio questo che è pazzesco. Ma allora se mi ama, perché mi tradisce? E non solo me. Lei afferma che riappare il re Salomone. Perché tradisce anche lui, allora? Marta, vede, vede. Lei può credere tutto quello che vuole in me. Sì, pensare che io sia un debole, un vile. Lei ne ha tutto il diritto. Vede, Marta, io non sono degno del suo amore, Marta. Ma Salomone sono rimasto fedele. Ne è proprio sicuro? Perché ne dubito, forse. Lei afferma che deve scontare la sua pena perché non ha taciuto che le è apparso il re Salomone. Invece forse è proprio perché lei non impegna tutto se stesso per proclamare il suo messaggio. Ma io non la capisco. Ma lui gli ha spiegato tutte le invenzioni possibili. Lei ha lottato perché questa cosa venga riconosciuta e venga apprezzata? Ma se tutti mi credono pazzo. Perché lei non ha coraggio. Avere coraggio in questo caso è un delitto. Senta, signor Mobius, io ho parlato con la dottoressa Fontana. Ah, lei ha parlato con la dottoressa? Sì, sicuro. Ah. E allora, adesso lei è libero. Libero? Sicuro. Ah. E possiamo sposarci. Dio mio. Non è felice? Oh, tanto. Senta, la dottoressa Fonzand ha preparato tutte le pratiche necessarie. Ah. La considera pazzo, però innocuo e privo di tare ereditarie. Anzi, sa che cosa mi ha detto? Che probabilmente è più pazza di lei. E si è messa anche a ridere. Ah, ma te è carino la parte sua, sì. Ma non è magnifica? Certo, certo. Senta, io ho trovato un posto come infermiera a Brumstein, nel comune di Brumstein. Ho messo da parte dei soldi. Adesso non dobbiamo preoccuparci più di niente. L'unica cosa è che ci amiamo veramente. Ma non è magnifico? Certo! Senta, io ho fatto anche di più. Ho parlato col professor Sherbert. Ah, ma era il mio maestro! Sicuro, infatti si ricordava di lei. Era il famoso fisico e ha detto che lei era il suo più bravo allievo. Ah, che cosa è andato a dirgli, Mi ha detto che lui esaminerà tutti i suoi scritti senza alcun pregiudizio di sorta. E gli ha anche detto mi vengono dettati il re Salomone. Certamente. E lui ha detto che lei è stato sempre straordinariamente spiritoso. Ma invece lei è un eletto, perché le appare il re Salomone. Io sono qui per lottare al tuo fianco, sono qui per aiutarti. Il cielo che ti ha mandato, il re Salomone, ti ha mandato anche me. Amore. Sì, cara. Ma non sei così felice? Tanto, cara. Senti, alle 8:20 parte il treno, bisogna che andiamo a preparare i tuoi bagagli. Non c'è molto da mettere in valigia, cara. Ma è che sta facendo buio. A notte presto, oramai, cara. Aspetta che adesso vado ad accendere la luce. No, guarda, cara, vieni un attimo con me di qua. Vieni, cara, Oh, sei tesoro. La mia preferita, cara. I tuoi occhi sono pieni di lacrime. Ma anche i tuoi, cara. Di gioia, cara. Ma certo, cara, sì, vieni qui, cara. Che è successo? Enrico, vado a vedere. Tu resta dove sei. Ho strangolato l'infermiera. Marta Ball!
prende una vana? No, grazie. Ho la mia pipa. Un cognac, forse? Magari più tardi. Come si chiamava l'infermiera? Martha Ball. Età? 25 anni, da Brumstein. Congiunti? Nessuno. Anche lei strangolata. Allora, l'assassino... Ma che dice mai, signorina? Volevo dire, l'autore del gesto vuole vederlo? Non ci tengo proprio. Ma come? Ma... Senta, signorina Vonza, io faccio il mio dovere. Stando a protocollo, prendo in visione il cadavere, lo faccio fotografare, chiedo perizia al medico legale, ma prendere in visione mobius non ci tengo proprio. Quello lo lascio a lei definitivo a monte, insieme a tutti gli altri fisici che hanno avuto a che fare con la radioattività. E il procuratore di Stato? Oh, non ha più neanche la forza di andare in bestia. Fa caldo qui, non fa dentro. Non fa caldo per niente. Questo terzo assassino proprio non mi ci voleva. Voglio dire, questo terzo incidente non mi ci voleva proprio. Posso senz'altro chiudere bottega. Martha Ball era la migliore delle mie infermiere. Lei capiva i malati, seguiva i loro umori. L'amavo come fosse stata mia figlia. Ma il peggio non è neanche tanto la sua morte. È il fatto che la mia reputazione in campo medico è irrimediabilmente distrutta. Oh, beh, non si preoccupi. Vedrà che le ricrescerà. Sì. Ilka! La cena dei nostri cari malati, signorina. Tutto questo rumore, però... Metteremo dell'olio alle rotelle. Sarà il caso. E che gli date ai nostri cari malati? Agnolotti. Tartine al caviale. Del buon Borgogna di annata. Oh, beati loro! Un vitto di prima classe. Oh, io sono solo una funzionaria di 14ª classe, ma a casa mia la cucina non è così luculiana e raffinata, eh? Va bene, ma... La cena è servita, signorina. Vada pure, Ilka. I pazienti si servono da sé. Signor commissario, la riveriamo. Accidenti. È soddisfatta adesso. È invidiosa per Bacco. Maggiordomo e guardia giurata allo stesso tempo. Mi costerà una fortuna. Oh, beh, con i suoi re degli acciaio e delle sue multimilionarie se li può certamente permettere, eh? Mobius, come hai potuto fare una cosa simile? Hai ucciso la migliore delle mie infermiere, la più mite, la più dolce delle mie infermiere. Ne sono tanto spiacente, dottoressa Vonzani. Ah, oh, spiacente? Sì, ma a me me l'ha ordinato il re Salomone. Ah, il re Salomone. No, non è stata sua maestà a ordinare l'uccisione. No, ma certo, io me ne stavo affacciato alla finestra, guardando fuori nel buio della sera, quando ecco librarsi dal parco, su per la terrazza il re Salomone. Mi fu talmente vicino da bisbigliarmi l'ordine attraverso il vetro della finestra. Mi scusi, boss, sa, i nervi. Ma le pare, signorina. Che dirigere una clinica come questa è una cosa veramente sfibrante. Non ne dubito. Allora, vi lascio. Signor commissario, esprima al procuratore di Stato la mia più profonda desolazione per i fatti avvenuti in questo sanatorio. E lo rassicuri che d'ora in poi è tutto in ordine. Buonasera, signori. Beh, ripensandoci, ho proprio bisogno di una vana. Formidabile.
Kermobius, dietro ai libri c'è nascosto il cognac di Sir Newton. Vado subito, signor commissario. Ah, eccolo. Ecco a lei. Ecco, signor commissario, posso versare? Versi, versi pure. E anche un goccio per me ne ho bisogno proprio. Ah, ecco. Un altro. Un altro. Signor commissario, devo pregarla di arrestarmi. E perché mai, caro Mobius? Perché ho ucciso l'infermiera Martha Bull. A quanto lei ha confessato, lei ha agito su ordine di Re Salomone. E fin tanto che non posso arrestare lui, lei resta in libertà. Però io... Non ci sono però versi un'altra volta. Ecco lei, signor commissario. E adesso lo nasconde di nuovo, eh? Subito. Vede, caro Mobius, ogni anno arresto diversi assassini. Mica tanti saranno, sì e no. Mezza dozzina. Alcuni li arresto con piacere, altri mi fanno compassione. Ma la legge è la legge. Ed ecco che mi capita lei... con i suoi colleghi. In principio devo ammetterlo, ero un po' seccata di non poter far nulla, di non poter intervenire. Ma adesso vuoi saperlo? Sì. Adesso tutto a un tratto ci godo, ne sono addirittura felice. Ho trovato tre assassini che non devo arrestare. La giustizia è una cosa tanto tanto complicata. Si prende una vacanza e anch'io, sa, avevo proprio bisogno di andare in ferie. E questo piacere, mio caro, io lo devo proprio a lei, sa? Addie e mi stia bene e mi saluti tanto Einstein e Newton e presenti i miei omaggi a Re Salomone. Enrico? Enrico? Dove sei? No, Enrico, ti ho detto tante volte che non devi dormire sul divano. Che cosa c'è? Agnolotti. Però. Tartine al caviale. Strano, veramente strano. Di solito mangiamo leggero la sera e anche modestamente da quando gli altri pazienti sono nel nuovo edificio. Non ha fame? Capisco. Anche a me era passato l'appetito dopo la mia infermiera. Resti qui. E cosa vuole, Sir Isaac? Devo parlarle, Mobius. Ebbene? Non li vuole assaggiare gli agnolotti? Sono veramente eccellenti. No, grazie, Rose. Caro Mobius, non abbiamo più delle infermiere che ci curano, bensì delle guardie che ci sorvegliano. Che differenza c'è? Ah, forse nessuna per lei. Dato che ha l'intenzione di passare il resto della sua vita al manicomio. Ma per me invece fa una differenza, perché io intendo andarmene di qui. Beh, passiamo intanto alle tartine. Questo mi costringe a passare all'azione questa notte stessa. Ah, questo è affar suo. Non soltanto mio, Mobius. Devo farle una confessione. Io non sono pazzo. Ah, ma certo che no, Sir Isaac. Io non sono Isaac Newton. Ah, già lo so, Albert Einstein, allora. Fesserie. E neanche Georg Beutler, come credono qui. Il mio vero nome è Kilton, caro mio. Alec Jasper Kilton? Precisamente.
Il creatore della teoria dell'equivalenza. Proprio lui. Ah, lei si è intrufolato qui di nascosto, eh? Fingendomi pazzo. Per spiarmi. Per scoprire il motivo della sua pazzia. Il perfetto tedesco che parlo, mi è stato insegnato in un campo di addestramento del mio servizio segreto. Ah, e siccome la povera Dorothea Mosse l'aveva scoperto, lei è... Esattamente. È stato per me un incidente profondamente doloroso. Capisco, capisco. Gli ordini sono ordini. Sicuro, sicuro. Non potevo agire altrimenti. Ah, ma certo che no. Era un gioco l'esito della mia missione. L'impresa più segreta del mio servizio segreto. Ho dovuto sopprimerla per sviare da me ogni sospetto. Dorothea credeva che non fossi più pazzo. Era necessario confermare la mia pazzia con un assassinio. Ma lo sai che sono eccellenti queste tartine? Ecco di nuovo Einstein col suo violino. Ah, di nuovo la K301. Gli si sta raffreddando la cena. Ma lasci pure che quel pazzo continui a suonare. Sa, ho per lei una profonda ammirazione e sarei dolente di dover ricorrere alla forza. Il suo incarico di rapirmi. Ah, se si dimostra esatta la supposizione del mio servizio segreto, sì. Cioè? Si dà il caso che la considerino il fisico più geniale del nostro tempo. Io sono solo un povero uomo malato di nervi, Kilton e niente più. Ma il nostro servizio segreto la pensa altrimenti. E lei che cosa pensa di me? Io la considero senz'altro il più grande fisico di tutti i tempi. E come mai il suo servizio segreto è giunto sulle mie tracce? Per merito mio. Ho letto per caso la sua tesi di laurea sui principi di una nuova fisica. La prima mi parve solo una fantasticheria, poi ad un tratto ebbi come una rivelazione. Avevo dinanzi a me il testo più geniale della fisica moderna! Lei non fu il solo a leggere quella tesi di laurea, Kilton. Devono sapere che neanche io sono pazzo. Permettano che mi presenti. Anche io sono un fisico e membro di un servizio segreto, ma di uno piuttosto diverso. Il mio nome è Joseph Heisler. Lo scopritore dell'effetto Heisler? Precisamente. Scomparso dal 1950. Volontariamente. Caro Heisler, si metta faccia al muro. Perché no? Se ci tiene... Mi stia a sentire, Kilton. Poiché siamo tutti e due, a quanto credo, abili nell'uso delle armi, forse è meglio se evitiamo un duello, non le pare? Io metto volentieri da parte la mia Browning se lei fa altrettanto con la sua berretta. Non vedo altra soluzione. Là, dietro quei libri. Va bene. Nel caso dovesse arrivare qualcuno all'improvviso. Va bene. Lei ha mandato all'aria tutti i miei piani, Kilton. Di lei credevo proprio che fosse pazzo sul serio. Ah, se può consolarla, anch'io credevo che lei fosse veramente pazzo. Del resto, diverse cose mi sono andate di traverso. Per esempio, la faccenda con Irene Strauss. Lei sospettava di qualcosa. E con ciò si è firmata la sua condanna a morte. Yes! È stato per me... un incidente profondamente doloroso. Capisco, capisco. Gli ordini sono ordini. Sicuro, sicuro. Non potevo agire diversamente. Ma certo che no. Anche l'esito della mia missione era in gioco. L'impresa più segreta anche del mio servizio segreto. Yes. Ci mettiamo a sedere? Ma mettiamoci pure a sedere. Commetto, Heisler, che anche lei voglia costringermi a... Ma che parole usa, Mobius? No, volevo che voglia convincermi a venire nel suo paese. Ma anche noi, dopo tutto, la consideriamo il più grande tra i fisici, sir. Ma ora intendo godermi questa cena. Proprio un pasto da condannato a morte. Lei continua a non avere appetito, Mobius? No, al contrario. Mi è tornato tutto a un tratto. Ora che avete scoperto il mio segreto. Del Borgogna, Mobius? Prego, versi pure, Kilton. Faccia complimenti, sì.
Buon appetito! Buon appetito! Paziente Beutler? Presente. Paziente Ernesti? Presente. Paziente Mobius? Presente. Su invito delle autorità abbiamo messo delle nuove misure di sicurezza. Abbiamo sistemato grate dappertutto. Lor signori desiderano ancora qualcosa per la notte? Paziente Beutler? No. Paziente Ernesti? No. Paziente Mobius? No. Bene, allora signori miei vi saluto e auguro a tutti loro una buona notte. Mostro! E nel parco se ne girano degli altri! È da un pezzo che li osservo dalla finestra! La griglia della mia finestra è munita di una serratura speciale. Anche alla mia un'inferriata e anche la Mobius è chiusa a chiave. Siamo prigionieri. Beh, con la storia delle nostre infermiere era logico. Ormai non riusciremo più ad uscire dal manicomio senza un'azione combinata. Ah, io per me non ho nessuna intenzione di fuggire. Ma come? Mobius? Non vedo perché dovrei farlo. Al contrario, io sono soddisfatto del mio destino. Io non ne sono soddisfatto. Con tutto il rispetto per i suoi sentimenti personali, lei non deve dimenticare che è un genio, cioè bene pubblico. Lei ha scoperto nuovi settori della fisica, ma non ha un diritto esclusivo sulla scienza, al contrario. Lei ha il dovere di aprire la porta anche a noi che non siamo geni. Venga con me e in un anno le mettiamo il frac, la spediamo a Stoccolma e lei si prende il premio Nobel. Com'è disinteressato il suo servizio segreto. Beh, a dire il vero, hanno l'idea che lei abbia scoperto il problema della gravitazione e questa è una cosa che gli interessa vivamente. E infatti l'ho risolto. E una cosa simile la dice con tanta calma. E come dovrei dirla? Il mio servizio segreto, invece, credeva che lei stesse elaborando la teoria unitaria delle particelle elementari. Ah, quanto a questo posso tranquillizzare il suo servizio segreto. Anche la teoria di campo unitaria è stata raggiunta. La formula universale, mein Gott! È pazzesco! Da anni battaglioni di fisici ben pagati, con enormi laboratori di Stato, cercano di far progredire la fisica senza riuscire a niente. E lei lo sbriga così, en passant, a tavolino, in un manicomio. E il sistema di tutte le invenzioni possibili, Mobius. Ah, anche quello esiste. Però era mio dovere prima studiare gli effetti che avrebbero avuto la mia teoria di campo e la dottrina della gravitazione. Conclusioni, se le mie scoperte finissero le mani degli uomini, si genererebbero nuove ed inconcepibili energie tali da permettere una tecnica che supera ogni immaginazione umana, in senso negativo intendo. Sarà però difficile impedire che finiscano nelle mani degli uomini. L'importante è solo di sapere chi ci arriva prima. Lei, Kilton, scommetto che augura questo successo al suo servizio segreto e allo Stato Maggiore da cui dipende. Ah, perché no? Utilizzerei qualsiasi mezzo per ricondurre il più grande fisico di tutti i tempi nella comunità dei fisici. Ne va della libertà della scienza. Solo questo conta. Chi sia poi che garantisce questa libertà è una cosa che a me non interessa. Io mi fido di qualsiasi sistema politico, purché questo sistema mi lasci in pace. Lo so che al giorno d'oggi si fa un gran parlare della responsabilità dei fisici e scienziati. Tutti hanno una gran paura e cominciano a parlare di morale, cosa assurda. Il nostro compito è di fungere da pionieri della scienza, niente di più. Se poi l'umanità è in grado di seguire il sentiero che le tracciamo, non è affar nostro. No. D'accordo. A noi tocca far da pionieri. Anche io sono di questa opinione. Yes! Ma non bisogna eliminare il problema delle responsabilità. Dopotutto,
noi forniamo all'umanità intera degli straordinari strumenti di potenza. E ciò ci dà il diritto di porre delle condizioni. Yes! Dobbiamo anche noi diventare uomini politici e operare in termini di potenza, proprio perché siamo dei fisici. Dobbiamo solo scegliere a favore di chi vogliamo applicare la nostra scienza. E io questa scelta l'ho fatta. Yes! Lei invece non è che un miserabile esteta, Hilton. Perché allora non viene da noi, se l'unica cosa che le preme è la libertà della scienza? Anche da noi ormai è un pezzo che non ce lo possiamo più permettere di tappare la bocca ai fisici. Anche noi abbiamo bisogno dei risultati. Yes! Anche il nostro sistema politico dovrà sottomettersi alle volontà della scienza. Caro Hesler, tutti e due i nostri sistemi politici dovranno sottomettersi alla volontà di Mobius. Al contrario, è lui che dovrà obbedirci. Dopotutto, noi due insieme lo teniamo a bada. Ah, davvero? A me pare che noi due ci teniamo a bada a vicenda. Rifletta un poco in che brutta situazione ci troviamo ora. Se Mobius se ne va con lei, io non potrei far niente perché lei mi bloccherebbe. E viceversa, se Mobius venisse con me, sarebbe impotente lei a far qualcosa. È lui dunque che può scegliere, non noi. Andiamo a prendere le nostre pistole. E sia, diamoci battaglia. Mi dispiace che la faccenda debba concludersi sanguinosamente, ma ormai non ci resta che sparare l'uno sull'altro e sui guardiani. E se necessario, anche su Mobius. Può darsi sia l'uomo più importante al mondo, ma i suoi manoscritti sono più preziosi di lui. I miei manoscritti? Ma se li ho bruciati? Bruciati? Sì, prima che arrivasse la polizia, per prudenza. Bruciati? 15 anni di lavoro! C'è da uscirne pazzi. Ah, pazzi lo siamo già. Ufficialmente. E così siamo alla sua mercé, Mobius. E tutto questo, per tutto questo, mi è toccato imparare il tedesco. E ho dovuto anche uccidere un'infermiera. Io ho dovuto imparare a suonare il violino. E per uno stonato come me è una tortura. Beh, non andiamo avanti con la cena, io c'ho una fame. No, grazie, a me è passato l'appetito. Un peccato per le tartine. Sentite, noi tre siamo tre fisici, no? La decisione che ci tocca prendere è una decisione tra fisici. Non dobbiamo farci influenzare da opinioni, ma seguire un ragionamento logico. Conclusioni errate potrebbero portare a una catastrofe. Noi tre miriamo tutti allo stesso scopo. Lo scopo è il progresso della fisica. Lei, Hilton, vuole conservare la libertà della fisica, non è vero? Mentre lei, Hasler, lega la fisica alla politica di potenza di un determinato paese. E bisogna che mi illuminiate sulle prospettive se volete che mi decida. Da noi attendono alcuni dei più famosi fisici. Lo stipendio e l'alloggio sono ideali. La zona circostante è un clima micidiale, ma gli impianti di condizionamento d'aria sono veramente eccellenti. Ma questi fisici come sono? Liberi? Questi fisici stanno lavorando a problemi vitali per la difesa nazionale, lei capisce perciò... E dunque non sono liberi. Lei, Eisler, fa una politica di potenza, non è vero? Ma per far ciò ci vuole la potenza. Lei ce l'ha per caso? Lei mi ha frainteso, Mobius. Cerchi di capirmi. La mia politica di potenza consiste proprio nel fatto che ho rinunciato alla mia potenza a favore di un determinato partito politico. E lei pensa di poter guidare questo partito politico o è il partito politico che guiderà lei? Non esageriamo. È evidente che io non possa far altro che sperare che il partito segua i miei consigli e niente più. Yes! Senza una speranza non esiste un impegno politico.
Ma i vostri fisici, come sono liberi? Dato che anche loro lavorano per la difesa nazionale. È strano. Voi due mi proponete due teorie differenti, ma la pratica è la medesima, cioè una prigione. Allora io preferisco il mio manicomio, sapete, almeno qui dentro sono sicuro di non venir sfruttato dagli uomini politici. Ci sono dei rischi che bisogna correre, dopo tutto. No, ci sono dei rischi che non bisogna correre mai. E uno di questi è la distruzione dell'umanità. Sappiamo bene quello che l'uomo fa con le armi che gli avete dato voi e quello che potrebbe fare con le armi che le mie conquiste potrebbero dare. Il mio senso di responsabilità mi costrinse a prendere questa strada. Io ho voltato le spalle alla carriera accademica. Ho rinunciato all'industria, ho abbandonato per sempre al suo destino la mia famiglia. Io ho indossato la maschera della follia. Mi è bastato dire che mi appariva il re Salomone e mi sono ritrovato in questo manicomio. Ma non era mica una soluzione questa? La ragione richiedeva un tale gesto, Kilton. Molto resta un mistero ineluttabile all'intelletto. La nostra scienza è divenuta terribile, le nostre scoperte pericolose e letali. A noi scienziati non resta che capitolare di fronte alla realtà. L'umanità intera può perire per colpa nostra. Noi dobbiamo revocare il nostro sapere. Non c'è altra soluzione neanche per voi. Che vuol dire con ciò? Che dovete rimanere con me in manicomio. Noi? Sì, voi tutti e due. Ma Mobius non pretenderà mica che restiamo qua per sempre. Voi avete delle emittenti segrete, non è vero? Sì, e con ciò? Basterà che trasmettiate ai vostri superiori che vi siete sbagliati, che io sono veramente pazzo. Ma allora? Siamo destinati a restare qui per sempre. Nessuno muoverebbe un dito per delle spie che hanno fallito nella loro missione. È l'unica possibilità che ancora mi resta per conservare il mio segreto. Sono nel manicomio, siamo ancora liberi. Solo qui dentro siamo ancora liberi di pensare, fuori libertà. I nostri pensieri sono dinamite. Ma non siamo mica dei pazzi. Pazzi no, ma assassini sì. Protesto contro una simile affermazione. Non avrebbe dovuto dire una cosa simile. Mobius. Chi uccide è un assassino. E noi abbiamo ucciso. Uccidere è una cosa terribile. Io ho ucciso per evitare che si giunga a un massacro ben peggiore. O noi restiamo in questo manicomio, o il mondo intero diverrà un manicomio. O noi ci cancelliamo dalla memoria degli uomini, o l'umanità intera verrà cancellata dalla faccia della terra. Però, Mobius... Cosa c'è, Kilton? Sa, vivere in questa clinica, con quegli orribili guardiani, con quella dottoressa... E con ciò? Siamo rinchiusi come bestie selvagge. E noi siamo delle bestie selvagge. Poi l'umanità intera deve difendersi. Ma non c'è proprio nessun'altra soluzione. Nessuna. Joan Mobius, io ho una coscienza. Resterò qui dentro. Anch'io resterò. Per sempre. Io vi ringrazio, colleghi. Vi ringrazio in nome dell'unica probabilità che ancora ci resta di salvare l'umanità intera. Allora brindiamo le nostre infermiere. Coraggio, brindiamo. Alla memoria di Dorothea Moser. A Dorothea Moser. Dorothea, ho dovuto sacrificarti. Ti ho dato la morte in cambio del tuo amore. Ora voglio mostrarmi degno di te. Bevo alla memoria di Irene Strauss. A Irene Strauss. Irene, ho dovuto sacrificarti. In tua lode, per glorificare il tuo sacrificio, voglio ora agire ragionevolmente. Bevo la memoria di Martha Ball. A Martha Ball! Martha, ho dovuto sacrificarti. Il tuo amore benedica il patto di amicizia che noi tre fisici abbiamo stretto nel tuo nome. Dacci la forza di conservare in veste di matti il segreto della nostra scienza. Amen! Trasformiamoci di nuovo in pazzi. Sviolinando di nuovo Mozart. Facendo apparire di nuovo il re Salomone. Pazzi eppure saggi. Prigionieri eppure liberi. Fisici eppure innocenti.
torniamo nelle nostre stanze. Comanda capo. È arrivato il commissario Voss? È arrivato. E il direttore generale Froben con le sue celebrità? La stanno aspettando nell'altro edificio. Posso preparare dello champagne, del caviale? No, quei grandi uomini li ho invitati perché lavorino, non perché si abbuffino, che aspettino. Ilka, vada a chiamare Mobius. Subito capo. Mobius, vieni Mobius, fuori. Una notte di raccoglimento, azzurra e pia, la notte del re possente, dalla parete si stacca la sua ombra bianca, i suoi occhi risplendono nell'oscurità. Mobius, quel che per disposizione del procuratore di Stato, posso parlarle solo in presenza di una guardia giurata. Capisco, signorina dottoressa. E quel che ho da dirle riguarda anche i suoi colleghi. Ilka, vadi a chiamare gli altri due. Entrate, forza, entrate. Vai. Una notte misteriosa, immensa e sublime. Attraverso la grata della mia finestra risplendono Giove e Saturno, rivelando le leggi dell'universo. Una notte felice, buona e consolatrice. Ogni dubbio tace, ogni interrogativo vien meno. Vorrei continuare a suonare il mio violino e non cessare mai più. Devo parlarvi, Joseph Eisler e Alec Kilton. L'ha scoperto. Fuori le pistole. Fuori. Le mani dietro la nuca, tutte e tre. È da tempo che nutrivo dei sospetti su di voi. La presenza delle guardie giurate impedisce ogni via di fuga. Perciò voglio rivelarvi il mio segreto. Giù le mani. Anche a me è apparso il re Salomone. Salomone? Sì, era una sera d'estate, c'era ancora il sole, quando mi si presentò librandosi nell'aria come un angelo possente. Ma è impazzita! Fermo! Riconobbi allora la verità. Salomone era risorto dal mondo dei morti per consegnare a Mobius la sua saggezza, affinché regnasse sulla terra in suo nome. Ma lei sei manicomio! Bisogna farla ricoverare! Giù! Ma Mobius, non rivelando, ha tradito. Non doveva rimanere un segreto, perché era pensabile. E tutto ciò che è pensabile, prima o poi, viene pensato. E quindi scritto. E così lo chiese a me di diffonderlo. La sua ancella. Lei è pazza! Ha capito? Lei è pazza! E io, obbedendo al suo comando, ho continuato ad addormentarlo per anni e a fotocopiare i suoi appunti. Salomone voleva li avessi io, dalla prima all'ultima pagina. Ma lei ha dato di volta al cervello! E come? Ma lo vuol capire una buona volta? A tutti noi ha dato di volta il cervello. Ho lavorato in silenzio, ho fondato imprese gigantesche, ho acquistato una fabbrica dopo l'altra, ho creato un trust immane ed ora sarò io a sfruttare il sistema di tutte le invenzioni possibili, caro Mobius. Dottoressa Bonzal, lei è malata. Salomone in realtà non esiste, a me non mi è mai apparso. Lei mente.
ma l'ho inventato solamente per nascondere il segreto delle mie scoperte, ecco. Lei lo rinnega? Ma lo vuole capire una volta per tutte, eh? Lei è pazza, pazza. No, no, non sono pazza come non è pazzo lei. E allora bisogna che urli al mondo la verità. Lei mi ha ingannato in modo meschino. Ha fatto pagare per anni una somma terribile a mia moglie per tenermi qui in questo manicomio. Nessuno le crederebbe, Mobius, ormai lei non può più far niente. Ma allora, Marta? Sì. Irene? Sì. Dorotea? Sì, 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 e poi sì. Bisognava mettere al sicuro la scienza di Salomone e punire il tuo tradimento, Mobius. Con i vostri assassini vi ho resi innocui. È per questo che vi ho alzato contro le tre infermiere. Salomone ha scelto me perché non ho avuto paura di assumere il potere. Egli, il re delle grandi concubine, ha prescelto me sola. Ed ora io sarò più potente dei miei padri. Il mio trust avrà il dominio. Conquisterà paesi e continenti, sfrutterà il sistema solare, raggiungerà la galassia dell'Andromeda. Ilka, andiamo. Diamo avvio a questa impresa universale. Ok, capo. È finita. Il mondo è caduto nelle mani di una dottoressa pazza. Ciò che è accaduto non può più essere revocato. Io sono Newton, Sir Isaac Newton, nato il 4 gennaio 1643 a Woolsthorp. Io sono Einstein, professor Albert Einstein, nato il 14 marzo 1879 ad Ulm. Io ero, anzi sono, Salomone, sono il povero re Salomone. Io sono Newton, Sir Isaac Newton. Io sono Einstein, professor Albert Einstein. Io sono ormai Salomone, sono il povero re Salomone. Ho scritto i principi matematici della filosofia naturale. Nel 1902 divenni perito all'Ufficio federale dei brevetti a Berlino. Ottenuto risultati un tempo ero immensamente ricco, saggio e timoroso. Poi dinanzi al mio potere tremavano anche tutti i sogni.